non ha avuto la freddezza, lucidità di andare ad impattare, andarsi proprio a fare un contrasto, aspettando questo pallone, facendolo cadere, regalandolo comunque alla Poppa, che ora batte. Arrighetti, Auricruz, Berg. Auricruz, il suo attacco è vincente, 22esimo punto per Villa Cortese, che non ci sta a voler reagire. Berg spara una super fast alla sua schiacciatrice alla mano, beh sì, ora cambia di nuovo, Abbondanza vuole Calloni, di nuovo la sua. Palloni dentro, Jondas fuori, la migliore Francesca Piccinini con 17 punti, Taiaguero dall'altra parte con 14. Attenzione ora, buona la soluzione, Piccinini su Berg, raddoppio ovviamente di Nuku. Auricruz, exploit. Serena Ortolani, ma c'è il muro di Villa Cortese, 24-23, recupera l'MC Carnaghi. Eh sì, Nello Bianco comunque con la ricezione sparata si affida dietro all'Ortolani che tira una parallela, e questa volta le mani della Hodge funzionano bene. Auricruz ancora match point. Bosetti, problemi, alza Passoni in bagger, poi Francesca Piccinini attacca questo pallone, salvataggio di Raffaella Calloni, palla punto. Ancora Auricruz per Taiaguero, il muro, copertura, ancora però che grande copertura. Oggi deve mandare la palla di la possibilità per Bergamo per andare a chiudere i conti con questo match. Francesca Piccinini, il pallonetto, Taiaguero, la risposta adesso di Villa Cortese con Megan Oggi, il suo attacco è vincente, situazione di parità in questo terzo set, annullato il match point. Il cuore di Villa pulsa. Pallonetto di Piccinini, Agüero è già sotto, ma guardate che cosa tira fuori Hodge. Pazzesca questa giocatrice, tira fuori dei colpi impressionanti. Auricruz. Mamma mia. Bosetti. Per Bosetti. Lo aspetta, aspetta. Francesca Piccinini, il muro è in campo. Raffaella Galloni, 25-24, si inverte la situazione. Set point per Villa Cortese. Il tempo di salto muro era perfetto, con la palla staccata, guardate Calloni che se ne strafotte proprio del muro della Berg, alla fin fine mette proprio la sua mano destra con il tempo scelto da lei, tutto suo questo muro, brava Calloni. Auricruz, set point per Villa Cortese. La fast di Nuku, 25 pari, Giuliana Nuku, il suo decimo punto. Giuliana gioca proprio mezzo muro diagonale, oggi alla fin fine non è fredda e lucida come l'abbiamo vista prima, si fa usare, ma peccato per Agüero. Pazzini dentro, palla poteva prendere dentro, alzare il muro per Lo Bianco con Serena Ortolani. Maurizio, pizza birra tra Fanzini e Rondon, se mi prendono un muro ogni volta che vengono dentro, pizza e birra pagata da me, pagata per tutti, ma per tutto il Palanor. Ma sei impazzito, Serena Ortolani. Aiuto. Cardullo deve palleggiare Calloni, l'attacco di Noge, Merlo, la possibilità per Francesca Piccinini allungare questo pallone, Merlo in bagger, Bosetti alza questo pallone per Francesca Piccinini che lo attacca, Taiaguero, il tocco di Berg, ancora però Berg con la possibilità, Nuku alza questo pallone, Francesca Piccinini, il suo attacco è vincente, 26-25, match point di nuovo per Norda, Poppa, Pedretti, Bergamo. Chi la dura la vince, che set. Chi la dura la vince e continua comunque a giocare palla su palla, guardate questo muro scardinato questa volta, ha ritardato, arco dorsale della Pizzi, ritarda quel momento proprio per chiudere forte sulle mani di Calloni che erano leggermente in ritardo perché scendevano. Grande Piccinini, grande spettacolo, grande voglia di non far cadere il pallone da nessuna match squadra. Match point per Bergamo, mamma mia, con Serena Ortolani al servizio. Serena Ortolani, 12 punti per lei fino a questo momento. Sbaglia Ortolani, 26 mare, veramente un match da crepacuore. Sì, 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 sì. Va bene mettere in difficoltà Livol, stava cercando proprio nella zona dell'Agüero perché il tentativo era quello di limitare l'attacco di Tai. Raffaella Galloni. Beh sì. Parità, 26 pari in questo terzo set di gara 3, finale scudetto. Qui attenzione ora, primo tempo dietro di chi? Bosetti. Nuku va a attaccare questa palla con questa fase, ancora una volta prima salva Bergamo, e adesso gli ridà la possibilità col match point Giuliana Nuku. E non ce l'ha fatta oggi questa volta, guardate come vola via, si fa proprio togliere il respiro, lì bisogna mettere bene le mani, l'aveva fatto per ben due volte. Secondo te dove tirerà questo pallone? Diagonale. Francesca Piccinini, 27-26, match point. Cruz, Bergenbacher,
Megan Hodge, il suo attacco, il muro, Tagliaguerro in difesa, Cardullo in bagger per Tagliaguerro, il suo attacco, la difesa di Francesca Piccinini, l'attacco di Lucia Bosetti, la possibilità ancora per Villa Cortese, primo tempo di Sara Zanello, 27 pari. Brava la Berg, che palle questa giocatrice, brava, perché alla fin fine, come è stato nel tie break di gara 2, la dà finalmente, la dà e Lanzanello la mette giù, bel primo tempo, precisa e brava anche la capitana a crederci, ad essere pronta e precisa a metterglielo giù, che scelta. Lindsay Berg al servizio, Merlo, Lo Bianco, Giuliana Nuco ancora giù, 3 su 3, 28-27, ancora lei dà la possibilità di un nuovo match point. Eh beh sì, questa volta bravissima Nuku, dopo una valangata di diagonali strette fa passare il pallone e non ce la fa comunque Cardullina a ricevere questa palla in difesa. Giuliana Nuku al servizio, la rumena, 12 punti per lei in questo match, servizio su Auri Cruz Berg, il primo tempo di Sara Zanello ancora lì, bravissime, bravissime, 28 pari, bravissime, tiene comunque questa pietanza da servire molto fredda nel campo avversario, primo tempo perfetto, guardate, altezza, Arighetti legge bene, però non ce la fa toccare questa traiettoria, è ancora viva la partita, è ancora viva, attenzione ora. Megan Hodge al servizio, momento determinante di questo match. 8 pari. Il servizio è out, sbaglia il servizio l'americana, 29-28, ancora match point per la Norda Foppa Pedretti. Attenzione ora, batte Leo Bianco. Bianco, sì, batterà flottante. Qui ci abbiamo un sovraccarico interessante, vedere primo tempo sicuramente davanti e poi palla all'Aguero. Cruz, attacco di Cruz alla parallela, la palla in buona, 29 pari, Villa Cortese che si salva ancora una volta. Bene, molto bene per Cruz, ottima questa fast. Ortolani non ce la fa ad arrivare, vedete, precisa sulla sua giocatrice. Sara Zanello, Bosetti, Lo Bianco, il primo tempo di Valentina Righetti, 30-29, le centrali in evidenza in questa fase finale. Bravissima la Bosetti a mettere una palla giocata perfetta. Calloni, che ovviamente si era già centrata per andare a prendere la palla verso il posto 4, non ce la fa bene a mettere le mani su un primo tempo devastante, anticipato, determinato, ottima velocità d'uscita, era veramente perfetto. Lucia Bosetti, 30-29, match point, Cruz. No, Calloni. Berg, Cruz, l'attacco, il muro, la palla ancora in gioco con Francesca Piccinini che l'attacca, prova la profondità. Mamma mia. Non c'è il tocco, anche se Francesca Piccinini ci ha provato. La grande esperienza, la voglia comunque di prendersi la responsabilità e delle grandi giocatrici. Passo di rincorsa, frusta lo stesso il braccio, non ce la fa né a toccare il muro né a trovare il campo. Ma ora attenzione perché... Ma che squadre! Questa è veramente una gara che è pazzesco. Questo è il set importante, vitale per Villa, importantissimo per Bergamo. E se lo stanno giocando palla dopo palla. Tagliaguerro al servizio. Bosetti, Lo Bianco. Serena Ortolani va a mettere giù questa diagonale. Il 31-30 ancora match point e sono tanti adesso. La freddezza e lucidità di saper aspettare, di ritardare il colpo all'ultimo momento di solo braccio, toglie il tempo di salto a Cruz, mette questo pallone imprendibile in difesa, grande palla da parte dell'Ortolani, attenzione ora. Valentina Righetti, 31-30, match point. Berg, Auri Cruz e le mani del muro, il muro di Serena Ortolani e la vittoria. 3-0 di Bergamo dopo un grandissimo, ma grandissimo, terzo set.